Play, mezzala e attaccante, altri tre pezzi per completare il mosaico. In questo momento la priorità è il regista, il favorito resta sempre Andrea Ghion, che il Perugia restituirà al Sassuolo lunedì prossimo, rinunciando al secondo anno di prestito. Il 22enne regista mantovano è assistito da Paolo Paloni, che ha già trovato l'accordo col Delfino. Manca tuttavia l'intesa sulla formula col Sassuolo. Il Pescara vorrebbe patrimonializzare Ghion, prendere il calciatore a titolo definitivo, lasciando al Sassuolo il 50% del ricavato sulla rivendita futura del classe 2000. Per la mezzala c'è da attendere sia per l'italo-ghanese Tenkorang, ex campobasso di proprietà della Cremonese, che per l'italo-ivoriano Jeremy Bro del Palermo. Ma attenzione, torna d'attualità il nome di Lorenzo Gavioli, già da due mesi sul taccuino di Dellicarri, classe 2000 di proprietà della Regina, scuola Inter, compagno di squadra nella primavera nerazzurra di Marco Pompetti. In C nelle ultime due stagioni ha militato nella Feralpi Salò e nel Renate. Gavioli sembra in uscita dal club amaranto, cui è legato sino al 30 giugno 2024. Dellicarri ci proverà. Infine, per l'attaccante non c'è fretta. Il club deciderà con calma. Chi arriverà dovrà avere caratteristiche da seconda punta. Sicuramente non sarà Alexis Ferrant, ex Foggia di proprietà della Ternana. Complicata la pista Gabrielloni del Como, in teoria fattibile, quella che porta dritto a Merola, ex Foggia di proprietà dell'Empoli. Il classe 2000 deve ancora rinnovare, ma più passa il tempo e minori sono le possibilità che lo faccia. Dellicarri è vigile, pronto a cogliere al volo questa opportunità.